veramente avere un po' di musica che ricordi quei tempi là, bisogna avere anche parecchie tastiere e parecchi strumenti. Io ci penso, non le abbiamo e quelle misure lì sostanzialmente piace a voi, ho la fortuna di avere questi ragazzi qua che fanno musica rock e è bello anche vedere altri generi musicali. Christopher Black, sono artisti preferiti, sono tutti diversi dai miei. Davvero, eh? Sì, è coordinato con le ore. Perché da un punto di vista proprio tecnico è andato tutto... Proposta la prima data. Sì. Poi vabbè, ognuno di noi ha questo genere ispiratore, diciamo così. Come per esempio Matt Curom. Io non mi ispiro assolutamente a niente, io sono l'unico che dirà la verità. E quando ci troviamo a comporre canzoni faccio fare tutto a loro, chiedo io cosa devo fare, fai questo e io lo faccio. Sostanzialmente funziona così e mi piace. Sì, è vero, ora ultimamente mi sto cimentando in un... Però insomma è bello, insomma mi garbo, no? Se scrissi anni fa, la ritrovai per caso, l'avevo ripreso, guarda bellina. Quindi con buone anche lui. Questo vale di più, è molto in bello. Ah sì, no, ancora non è bello. Certo, dici un po' anche le tue influenze. Perché così, perché insomma non... Sì, vabbè, però ho anche influenze molto, molto più vecchie, insomma, anni 60, sì. Un po' di più. Sì, non ho un genere fisso. Sì. Anni 70. E batterista, freezer per questo, perché è di ghiaccio, non parla mai, non fa niente, però quando poi suona la batteria è un pezzo di scelta. Si scioglie. Si scioglie. Ma dai, dici il tuo gruppo preferito, Filippo. Ma, ultimamente i Blink. Sì, perché siamo un po' grulli anche se parli, perché... Siamo un po' mongoloidi. Ok, allora, come vedete da qui a breve? Pensate di comporre un album, un disco, oppure contare tutti i live? Live devono essere sempre la base della nostra musica, anche perché ascoltare delle canzoni nostre su una demo, su un disco, è ovvio che non fa lo stesso effetto. Che è sottile la linea, secondo me, tra il ridicolo e quello, come si direbbe in Toscana, e il ganso. Secondo me sul disco si rischia di essere parecchio ridicolo. Dal vivo può essere una cosa molto più simpatica, ecco, magari a qualcuno può non piacere, però noi... Se anche, è bella per varia, infatti, ecco, se a un certo punto meglio rimanere, diciamo, un po'... far rimanere delle persone schifate, però altre persone rimangano magari parecchio soddisfatte e magari si divertono con una piacevole serata d'estate come questo. Quindi l'importante è stupire, poi se l'importante è suonare negativo o positivo, l'importante è stupire, meglio rimanere uno dei gruppi, uno dei tanti gruppi che fanno. Magari. No, nel senso, ora... vedere un gruppo la sera e dice boh, non mi ricordo meno di chi fa. Sì, magari anche qualche offesa, ci sta, nel senso, però perlomeno siamo ricordati, anche magari in peggio, però perlomeno. Le macchine principali, le feste che abbiamo sentito stasera, era Cancer. Sì. Quindi viene plateato e attuato, è solo una cosa teoria un po' che Dio esiste in musica. Questo era pesante. No, plateato e attuato, potrei non rispondere io. No, è solo una cosa platonica. Come si diceva di musica, Platone, noi no. Stiamo parlando il culo. Noi parlate ma non lo plateate. No, non parliamo mai. Parlate per voi. No. Non parlate, vi stupiremo, parliamo sempre di sentimenti, di amore, ma fuori dalla nostra sala prove mai toccato l'argomento sesso. E te quanto può fatto? Perché no, tra il pubblico, dava voce durante il live e il vostro live ora parte la leccata, ora parte la leccata, non si arriva né di cose né di chi, né di chi, qua in realtà non c'è solo un mini spugno. No, siamo comunque in un luogo pubblico, non si può fare cose, infatti, si può fare del no, infatti.
poi non ne parlo mai. Ma un brano spiegato leccata, che sì. Vabbè, leccata sono sexy. Tiriamo voce, leccata. La lingua usciva di la trasmissione del microfono che porta la luce rossa. No, in passato ci sono stati dei baci, ma solo dei baci. Dei baci proibiti tra i componenti della band, però adesso cominciano ad aumentare un pochino gli anni. Quando gli danno la mano inizia a intervistare diritto. Un freno, senza giovani. Meglio immaginare, meno attuale. Allora, un vostro show tipo, uno show che voi vorreste vedere davvero, come si deve concludere? Come deve essere? Siamo della Bohemia o Ciuccio? Se reagisci come stasera... Sì, era il terzo minuto, eh? Ci piace? Ricordiamo che mi avete chiamato tutti i gruppi sì, sotto sì. Ci parla. Sì, sì, sì. Sì. E poi mi è piaciuto anche il pubblico, perché hanno partecipato tutti loro, è ovvio. Un peccato e un discorso parecchio generale, ora seriamente parlando vi stupirò, perché di solito non si parla mai seriamente, però provo a fare un discorso serio. È difficile perché la cultura in Italia ora come ora della musica rock è andata praticamente a scomparire, perché i luoghi per ballare e per divertirsi sono stati sostanzialmente, poi divertirsi dipende da gusti, sono sostanzialmente le discoteche e basta. C'è qualche concerto nelle più grandi città, però non ci sono più. Io per esempio parlo di mio babbo, per esempio, che è abbastanza giovane. Sì, sì, lui mi parlava per esempio e ci potevano essere dei concerti anche a Empoli in passato, una ventina d'anni fa. Ora sostanzialmente i concerti o si va a Milano, a Roma, se no per divertirsi e per fare un po' di valdoria ci sono altre delle discoteche. È ovvio, per noi fa parecchio piacere se alla fine di un concerto in cui tutte le persone sono a sedere, perché non si può pretendere di più, perché oramai la mentalità è questa qui, se da ultimo tutti sono in piedi e riescono magari anche a battere le mani a tempo e magari soprattutto un bel sorriso, noi ci fa piacere. Questo dovrebbe essere il nostro intento per finire bene un concerto. Allora, ringraziamo i finalisti del contest. Ci sono domande dal pubblico? No? Bene? Nemmeno dagli altri gruppi? No. Ok, allora ringraziamo. Belli tutti, Lugosa, bene, belli un tutti. Applauso a tutti. Un applauso a tutti. Club. Ricordatevi i loro nomi. Quindi ringraziamo il gruppo che sono i Demiurgo e speriamo di avervi ospiti in radio nella nuova stagione di radio. No, perché altro fatto dobbiamo venire comunque a fare la puntata. Noi verremo, ve lo promettiamo. Si guarda l'agenda. Super battuta, se non c'è impegni. Abbiamo adesso un nuovo tour che ci porterà a giro per il mondo. Cercheremo tra le migliaia di super impegni che abbiamo, vi promettiamo che riusciremo a venire anche da voi, perché ci teniamo. Ok, allora Mister Polo sarà contento di averli ospiti. Ci danno tempo, eh.